insomma, la storia del codificio del villaggio. Era italiano, targata Verona, sempre stato in Italia, c'era cioè sulla targa originale. No, non aveva la targa originale, però la targa Verona, quelle con la quando vai chiamo. Prima che poi faccia una passione per Polino ci. No, Giacomo è di questo signore. Ah, però non c'è il mondo. Perché 67 era il custode di Alfa. La macchina del nonno? C'era neanche trovare il proprietario. Facendo un tavolo lunghissimo. Centinaia. Dai, vi lascio andare bene il caffè. La mamma vuole la sua vita. Ero l'angolo. Ci sembrava te, di capo. E dove? Di 61, 57, 69, AMG. Similisetto, Similisetto Freschini. Thank you.
famiglia. Però sì, da San Primo con la mia l'ho fatto 2-3 anni. Quando allora domani non può carina però di boccia dove facciamo le ferme. Ecco, sulla sinistra iniziamo a intravederlo, adesso arriviamo dall'altra parte. Ah, che fai? È bello. Sì. Quindi sempre tornando all'interno del discorso che facevamo prima, attenzione per non solo l'uomo ma per il lavoratore nel suo complesso, anche qui abbiamo un altro esempio di quello che Somaini è riuscito a costruire per aiutare il benessere anche fisico dei suoi operai.
Quindi vediamo le vostre spalle, le stalle, all'interno dei quali, esatto, all'interno delle quali c'erano tutti gli animali. 60 mucche. Ecco, 60 mucche, per dare appunto latte, formaggi per tutti gli operai. Qui invece a breve faremo l'ingresso, abbiamo aperto il piano terra, mi ecco, diciamo una cosa sulla Comunex da fuori. Sì, prima. Comunex è, diciamo, è un progetto. Sono tre lotti in cui la fondazione Cariplo ha dato un sostegno non indifferente per la costruzione di questa struttura. Attualmente ci sono circa 80 imprese che diventeranno molti di più col terzo lotto e siamo sui 600 e rotti persone che ci lavorano dentro qui e arriveremo a circa 1000. Quindi c'è stata una trasformazione di quello che era la struttura dedita appunto al cotonificio, è stata ristrutturata ed oggi ancora è diventata un cuore pulsante dell'economia, perché abbiamo all'interno più di 600 aziende che trattano tutt'altro, quindi non tutto cotonificio, sono soprattutto start-up a livello ingegneristico, esatto, e allora adesso a breve entriamo all'interno e poi se vuole parlare lei, se vuole dare lei qualche indicazione, era semplicemente per dire così almeno lo diciamo. No, lui dice giustamente, certo, il processo qui c'era, c'è diciamo la ferrovia, vedete qua, c'era il binario che entrava e dava ed entrava nella ripresa, insomma, lì per dare oppure ricevere, diciamo, il confine finito. Ecco, fatevi un'idea di quello che era l'azienda 120 anni fa. Qui adesso tutto cementificato, comunque quello è il binario attuale. Qui c'era un binario parallelo. Esatto, quello di cui vi parlavo prima. Il treno. Ne abbiamo parlato, poi sì, c'era. Sì, ecco. C'era appunto la possibilità di avere all'interno direttamente le materie prime. E adesso lui ve la mostra. No, semplicemente questo era il magazzino delle balle. Nel senso che le balle di cotone venivano. Se posso dire un'altra cosa anche importante, che dalla parte di là c'è la Villa Somaini, parco e Villa Somaini, e c'era anche qua all'interno un ingresso, un sottopasso che da qui arrivava direttamente alla Villa Somaini. Che è stata prima della io so dov'è, ma è stato, diciamo, chiuso. Quindi, quanto come voi vedete questi travetti sono famosi travetti che sono distanti circa penso 10 metri e sono distribuiti in tutto lo stabilimento, che la funzione era quella di sostenere queste grosse solette con i macchinari sopra, perché chiaramente allora voi pensate allora che non erano pesanti. Tre o quattro anni dopo che abbiamo fatto la ferrovia.
quella era la centrale elettrica. Qui c'era la caldaia, qui c'era la parte caldaia in cui si generava, diciamo, la parte calda e poi la trasmissione, passava di lì. E questa centrale dava luce al paese, il paese non solo era arrivata la fabbrica, non c'era il sì, ma non solo al comune di Romazzo, anche a Guanzate, Cerimido, cioè la cioè fabbrica portò la luce, comune, cioè. 1907, nel 1907, perché dal 93 al 7 l'azienda va a carbone, a inizio, al 7 lui fa un accordo con la società elettrica di Castellanza, a Varese erano già più avanti, nel senso che c'erano una specie di contronifici che erano già, perciò la luce è arrivata da Busto, Legnano, quando l'accordo è arrivato mio nonno. Di acqua al giorno. Quella è una torre. Ricerca data da questo, perché un consumo così là, forte. Metti anche là c'erano vasche di metallo. 80 metri. Sotto c'è le sorgenti che utilizza la spuma d'oro. Sono le stesse sorgenti. Qui c'è una. Anche la Almeno adesso sono diventati. Anche un po' di più. Ai tempi forse erano tanti. Dico, non è ancora finita, siamo al terzo lotto, ne hanno fatti due, e siamo al terzo lotto che si arriverà ad avere 1000 dipendenti, cioè 1000 persone che ci lavorano dentro. Quanti ci lavorano adesso? Più di 600 perché stanno. Qui c'è un problema di parcheggio, ce lo dico mille volte, bisogna utilizzare quel triangolo che c'è di là e non utilizzare più parco, perché è sbagliato utilizzare il parco, che c'è una zona, diciamo, che è inutilizzata e non fa niente. Vediamo. È solo ornamentale. Chiedevano se durante la prima la seconda guerra mondiale che... Il auditorium. Vi saluto. C'erano tutte le strade per fornire su sempre tutti i dipendenti della Sumai. Ciò per la giornata culturale domenica ottobre. Queste invece sono le case per gli operai, i sommaini. Il viale, scusate, con l'asilo, sono in questo. Questo è l'asilo, la scuola, la materna, l'infanzia. Thank you.
la colonia a Casasco, la colonia quella prima della guerra. Quando inizio partiamo bene, vero Fabio? Una ventolina e tu la metti qui in mezzo a tutti i lavori. Io non la uso. La Sì, sì.